Bentornati in Transport Fever. Allora, finalmente stiamo cominciando a produrre questo pane da portare avanti e indietro. E stiamo anche cominciando a fare un po' di soldi. Come promesso, andiamo a occuparci delle peggiori linee della nostra vita. Cominciamo da Siu Oraria. Anzi, Siu Antioraria. Sono due tram. E andiamo probabilmente a farli diventare uno. Entrambi si sono già in condizione mediocre. Possiamo sostituirli con un nuovo veicolo da 180. Allora, l'attuale dovrebbe essere il WIT, che è 35, questo è 50 all'ora. Manutenzione. Poco più. E questo ce lo vendiamo. Perfetto. E questa linea più o meno l'abbiamo sistemata. Ok. Facciamo lo stesso cinema per Siu Oraria. Al solito. Perfetto. Andiamo su Columbus, che è la nostra prima città. Qui temo ci sarà da elettrificare il tutto, cosa che andiamo immediatamente a fare. Nel mentre sono felice di vedere che stiamo tirando su molti molti soldi. Allora, strade, bacchetta magica, binario del tram elettrico. Ecco, qui verrebbero distrutte, quindi andiamo con questo, perfetto. Stavo controllando che ci fossero effettivamente i binari del tram su quello che stiamo costruendo. Ok. C'è questo bellissimo mix di seleziona tutto. Tranne uno e vendi. Sì, questo tram lo trasmutiamo in un bel tram moderno e vediamo se questo ci può bastare a rendere la linea di Columbus, una delle due linee di Columbus, una linea moderna. Gestione veicoli, stesso cinema dall'altra parte, via tutti. Vendi. Sì. E qui temo non abbiamo abbastanza per lo switch. Infatti, vediamo se arriva qualcosa. Ed ecco qua. E abbiamo dei bei tram moderni ed elettrici che cominciano a girare per le strade delle nostre città. Andiamo a vedere un po' come stiamo andando. Questi sono già stati cambiati. Questa è Aurora, dove c'è probabilmente lo stesso cinema da fare.
Ma abbiamo bisogno di molti più soldi perché abbiamo bruciato praticamente 1 milione solo nella gestione. Allora, abbiamo un altro po' di pane. Andiamo a aggiungere un veicolo. Non abbiamo abbastanza soldi. Aspettiamo un momento. Qua invece immagino, ecco, infatti abbiamo un sacco di grano e allora cominciamo a gestire questi veicoli qua. Non riusciremo mai a duplicarli, facciamo così. Cosa costano sti camion? È vero che dobbiamo risistemare le nostre vecchie linee, di sicuro, ma dobbiamo anche riuscire a portare a casa qualcosa in più. Guardate cosa portano a casa questi singoli camion, 140. Con tutto quello che facciamo con i tram, non ci arriveremo mai a questi valori. Adesso questi treni di Aurora sono diventati la parte più profittevole. Allora, vorrei anche andare a gestire questa linea che sta effettivamente probabilmente consumando troppo. Allora, andiamo a vedere qua. Qua c'è un sacco di grano di nuovo. Quindi qua dobbiamo andare alla gestione del veicolo e cominciare a provare a vedere di migliorare qualcosa. Dicevamo che questi van bene per il grano. Cominciamo a sostituirne uno. Questi sono veramente tanti. Però stiamo vedendo che portano effettivamente dei bei soldi e purtroppo temo rimangano in coda dietro agli altri adesso mano a mano che andrò a modificarli. Mi sa che i tram rimarranno l'ultima cosa perché effettivamente questi camion stanno portando a casa molto molto di più, teoricamente. Qui abbiamo sempre una produzione molto ridotta di pane. Abbiamo nessun percorso elettrico per il tram 1. E dove avremmo sbagliato? E innanzitutto dobbiamo tornare in attivo, poi lo scopriamo. In realtà l'abbiamo già scoperto, qua non vedo le catenarie. Ok, andiamo a sistemare le catenarie.
Elettrico, elettrico, no, in realtà qui è tutto a posto. Qua non è a posto. No, ma è già stato fatto così. Oh. Ecco dove mancavano le catenarie. Perfetto, ho risolto il problema. Era la stazione. E stanno arrivando questi bei tram che portano. Ok, un po' di passeggeri a Columbus. Perfetto, ritorniamo a dedicarci alla nostra linea del grano. Aggiustiamo i veicoli. E andiamo a fare un po' di sostituzioni di nuovo. Uno. Due. Ne mancano ancora tre. E questo forse è il punto dove cominciamo a guadagnare un po' di soldi veramente. Perché vedo che il bilancio comincia a funzionare. Naturalmente avevamo ripagato tutto il debito nello scorso episodio. Ed effettivamente. Dai, se ce la facciamo. Qui abbiamo grano in quantità industriale. Ecco, perfetto. Andiamo sulla gestione veicoli, cambiamo anche questo. Sostituisci. Perfetto. Naturalmente, quando avrò finito di sostituire tutti questi camion, uscirà la versione migliorata. Perché è normale, siamo assolutamente in piena sorta di rivoluzione. Ecco, guarda, forse riusciamo addirittura a farne due insieme. Assolutamente no, per qualche migliaio, in realtà no. Ok, ce l'abbiamo fatta. Questa linea a questo punto sta portando un sacco di grano e effettivamente vediamo che grano Hudson comincia a no, grano Columbus comincia a funzionare. È una linea da 128 al quale potremmo aggiungere dei camion, ma considerando. E allora il problema è sempre lo stesso, è che il ritorno di queste linee è lunghissimo. Quindi a seconda di quanti camion abbiamo, può essere più o meno funzionante. Mentre guardiamo quanto si è espansa questa fattoria nel mentre, avrebbe veramente bisogno di Ecco, intanto qui questa industria ha portato un altro po', è risalita al livello 2, era scesa all'1. Ok. E sì, qui ci sarebbe proprio bisogno di un bel treno. Andiamo a gestire i veicoli, andiamo a duplicarne un paio. Ok. E torniamo a dedicarci alle linee non profittevoli. Allora, Pane Hudson, gestiamo questa linea, gestiamo i veicoli. Allora, prima gestiamo la linea, diciamo che vogliamo il caricamento completo e gestiamo i veicoli e andiamo a. Qui ce n'era in realtà uno buono, ma possiamo, penso, andarle a sostituire con questi. Oddio, no, questo era Paneazzo, ne erano già a posto. Erano quelli nuovi. E quindi Paneazzo ne era in negativo. Ok. Aurora antiorario. Perfetto, ritorniamo a guardare i tram brutti. Avremo abbastanza soldi per
Modernizzare Aurora. Ho i miei dubbi. Eccoci qua, finché i costi sono limitati. Ho paura che ci sia anche un po' di espansione stradale in realtà. L'importante è non buttare giù case. Finché non buttiamo giù case, dovrebbe andare bene. Ok. Allora, questi sono effettivamente dei carretti. Andiamo alla gestione veicoli. Buttiamo via tutto. E sostituiamo quello che rimane, no, con un bel tram elettrico, per cui non abbiamo abbastanza soldi, ma ora li abbiamo. Ora vediamo se va tutto bene, ovvero se abbiamo... Sì, la linea sembra a posto. Vediamo se non si lamenta. Se non si lamenta, facciamo la stessa cosa con Aurora Oraria. Gestiamo i veicoli tutti. Meno uno, vendi. Sì, questo diventa elettrico moderno. Perfetto. E ora vediamo se... Anche questa linea almeno smette di perdere. Il peggio ora è Hudson Oraria, che ha già dei tram moderni, eccetera, eccetera. E qui abbiamo già Sioux Newark, che comincia a fare i veri soldi, e c'è assolutamente bisogno di un altro bel treno di questi treni veloci, perché effettivamente abbiamo molta gente in attesa. Quindi se riuscissimo ad arrivare a una milionata, un'altra cosa che vorrei fare in questo episodio è proprio quella di continuare a espandere questo Sioux Newark. Naturalmente i valori continuano a salire e scendere qua. Pane Hudson è sempre quella che va peggio. Naturalmente vediamo quanto pane c'è. La stazione di Hudson. Il problema è che sostanzialmente non arriva abbastanza grano. Quello che arriva lo stiamo producendo, lo stiamo spedendo. E qui immagino ci sia una tonnellata di grano da spostare. E infatti, allora andiamo a mettere un altro veicolo. Perfetto. Tanto questa linea penso che sia una linea da mezzo milione. Siamo abbastanza a posto. E se questa linea comincia a funzionare... Oh, siamo a 1.200.000. Vediamo se 1.200.000 basta per la SIU. Vediamo di no. Infatti, vediamo dove possiamo arrivare. Allora, vediamo quanto costa. Facciamo prima. Controllo anche che non ci siano altri treni competitivi. Allora, questo è 1.900.000. È una bella cifra comunque. Ma a giudicare da quanto va bene questa linea, penso che ce la possiamo permettere. 1.600.000, 1.400.000, dai. Incrociamo due valori che ce la facciamo. La cosa incredibile sì, è che questi treni
Da 20 persone da soli riescono a fare più soldi di quel treno da 100 che avevo prodotto erroneamente. E la velocità purtroppo conta un sacco nel trasporto passeggeri. Non vuole proprio darmi la soddisfazione di arrivare a 2 milioni. Milione e 5. Dai, che ci siamo. No. E appena siamo vicini. Adesso con la rivoluzione ce la facciamo, dai. Eccoci qua, perfetto. Tre veicoli in strada. Ci sono un numero di semafori sufficienti che dovrebbe gestire assolutamente la capacità di carico su questa linea. Che è comunque tra le grosse linee che stanno portando più soldi. Poi purtroppo va avanti, ma questi valori vanno avanti e indietro. Comunque siamo abbastanza in positivo. Dico abbastanza perché comunque abbiamo un sacco di linee negative, in particolare nelle città. E forse è il momento di continuare a espanderci, o forse anche quello di cambiare le nostre ferrovie. Però vedo che sono in questo istante ancora tra le parti profittevoli. E quindi mi concentrerei più sulle linee che portano grano e cose del genere. Allora, vediamo a questo punto se Hudson ha abbastanza pane. Non ha neanche lontanamente pane a sufficienza. Immagino ci sia grano in abbondanza da questa parte e quindi continuiamo in questo tentativo di avere un numero folle di camion. Perfetto. E vediamo se riusciamo a portare abbastanza grano per giustificare. Puoi avere ancora più pane diretto verso la città. Vediamo tra l'altro quanto stiamo soddisfando la necessità di pane di Hudson. Allora, 14 di 16 in realtà, quindi più o meno ci siamo sulla fornitura. Non penso che potremmo andare su in eterno. Che altre città qua attorno hanno bisogno di pane? Sembra nessuna. Non avevo notato tutte queste produzioni di grano attorno a Hudson. Mi sto andando a recuperarlo là in fondo. Vabbè, ma sembra che comunque la linea sia profittevole. Però mi sembra assurdo. No, no, è assurdo. È assurdo. Quindi fermi tutti. E andiamo a mettere giù, facendo un errore dopo l'altro, eh? Andiamo a mettere giù qua. Perfetto. Ok. E quindi purtroppo questa linea di grano Hudson in realtà prova a partire da qua. Allora, gestiamo la linea. Aggiungiamo questa stazione e buttiamo via questa. Carica sempre. E aspettiamo un momento che dovrebbero andare. Penso che sia più corta di qua, non c'è dubbio. Avevo anche costruito il bypass, pensa te. Ma perché non le ho viste queste nell'altro episodio?
Cacchio, ho anche buttato giù dei campi qua per far passare la ferrovia e non mi sono accorto che c'erano le fattorie qui vicine. Ok, 160, perfetto. L'importante comunque è fare qualche profitto. Questa linea probabilmente può ancora crescere, siamo a 60 su 60. Io direi che per questo momento, con tutte queste belle cose che si muovono, ci possiamo fermare qua. Nel prossimo episodio, sperando di avere un altro po' di soldi, forse cominceremo di nuovo a ragionare sull'espansione delle linee fino a Grand Prairie e poi a Avada, che è una delle città che ci sta portando un sacco di soldi, ma che non stiamo considerando perché è solo un punto dove stiamo facendo andare avanti e indietro i camion. Bene, alla prossima!